questa immobilità imposta è stata, se volete, anche uno dei motivi per cui ho accettato questo ruolo, perché era provarmi in una maniera completamente diversa. Ed è molto faticoso per un motivo, spiego a chi non sa, che è giusto pure che non sappia, un fatto tecnico. Nel momento in cui si recita, mentre si recita, si canta, si balla, quello che è, si carica e si scarica energia contemporaneamente. In questo caso qui io carico solamente energia e non la scarico. Infatti finisco lo spettacolo, che sembra assurdo, che tutti dicono stai seduto 2 ore. No, fatico molto di più di quando facevo appunto il musical. Ecco. Anche noi facciamo vedere la foto del vero Philippe e del vero Driss. Del vero Driss, che peraltro era magrebino, perché su questa questione che noi, Paolo Ruffini fa questo personaggio, no, non ci sono state polemiche a livello né di critici né di cose, ma ogni tanto abbiamo letto delle cose. Allora volevamo spiegare alla gente che allora bisognerebbe fare causa pure ai francesi, perché hanno usato, no, Omar Sy, che è un attore chiaramente francese ma africano, nero, mentre nella realtà il vero Driss era magrebino, e c'è una, non dico sottile, ma comunque c'è una differenza, no, fra questi due. Detto questo, la forza di questa storia sta nel fatto del fatto che poi è una storia vera, che insegna molto, è come due mondi, perché sono due mondi, sono due realtà, una volta si sarebbero detti due classi sociali, no? Il ricco e il povero, il colto e l'ignorante, l'educato e il maleducato, condividono un'esperienza che è voluta necessariamente dalla malattia, perché la tetraplegia di cui soffre il mio personaggio è l'impossibilità di potersi muovere, quindi ha bisogno assolutamente di qualcuno, che viene però aiutata dal fatto che è ricco, e quindi questa ricchezza glielo mette nella condizione di poter avere delle persone al suo servizio. L'incontro con Driss è l'incontro che gli cambierà la vita, quindi le persone che hanno inizialmente scritto il libro di questa storia, bisogna partire a spiegare questo, che parte da un libro che racconta la storia vera di questi due personaggi, poi diventa una sceneggiatura, un film e adesso un'operazione e un'opera teatrale. L'intelligenza, lo stupore, la meraviglia, la modernità sta proprio nel fatto della semplicità quasi basica, no? Dell'incontro fra queste due persone. Noi ci meravigliamo perché oramai abbiamo costruito un mondo talmente cinico, talmente distante, no? Che fa morire le persone in mezzo al Mediterraneo, facendole affogare madri, bambini e cose. In questo caso qui l'esempio di come due persone insieme condividano uno stesso percorso pur avendo provenienze così distanti. E ognuno aiuta l'altro a essere migliore. Ma io lavoro sì con persone disabili, con persone a sindrome di Down da tanti anni, sono venuto con lo spettacolo anche qui in Calabria, ma insomma, io approfitto per stabilire questo contatto e per ringraziare Ama Calabria. Spero che ci sia occasione di tornare con lo spettacolo, perché è una regione particolarmente sensibile e sono convinto che ci sarebbero margini per lavorare bene. L'ambasciatore è tanto, guardi, io sa cosa, penso, quando mi dicono, no, complimenti, che bel progetto, come se io fossi un filantropo, io proprio paleso il mio egoismo, io non so se io faccio bene a questi attori, sicuramente questi attori fanno bene a me, e quindi è più un bene che io ricevo, quindi io guardi, penso che lavoro soprattutto con le persone con sindrome di Down e posso assicurarle che le persone che hanno i cromosomi cosiddetti normali, un numero normale di cromosomi, come può avere lei, come posso avere io ci trovo di una noia, ci trovo di una banalità. Siamo in un periodo storico talmente banale, talmente noioso, con tutti sti filtri su Instagram, con un sistema che si chiama social, che secondo me è contrario al sociale, il territorio dove vige l'odio, la prevaricazione, il sopruso. E invece io tanti anni fa, proprio tutti mi dicevano buttati sul social, io mi sono buttato sul sociale, ne ho tratto un beneficio enorme, quindi io godo tantissimo, perché stare con le persone con la sindrome di Down è come stare con persone che hanno la confidenza con la felicità che spesso mi manca. Cioè io quando sto con loro e parlo con loro mi sembra di parlare con persone che sono più vicine alla vita. Io da stamani parlo con persone, ma non so manco di cosa. Se lei mi chiede di che cosa ho parlato da stamattina al telefono per lavoro,
cose futili, inutili, mutuando continuamente il mio essere, il mio volere per soddisfare o compiacere l'animo del mio interlocutore. Quando sto con loro questo non succede, sono persone che non hanno filtri, non hanno mezze misure, sono delle grondaie e poi abbracciano, noi non ci si abbraccia più, io quando sto con loro so che i primi 20 minuti sono ad abbracciarci e poi cominciamo a parlare, la lentezza, insomma è una vita molto più bella da quando li conosco.